Giustizia, la parola all'avvocatura, tutelare i cittadini, modernizzare il paese. Un appuntamento organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha riunito i professionisti forensi etnei insieme ai vertici del Consiglio nazionale forense e dell'organismo congressuale forense per una giornata di dibattito sul futuro della professione. Tra le sfide che coinvolgono l'avvocatura c'è il confronto con l'intelligenza artificiale. Il bilancio dei lavori è stato positivo, nonostante il momento congiunturale richieda anche agli avvocati catanesi sforzi importanti. Dall'appuntamento organizzato a Catania è emersa anche l'esigenza di giungere finalmente alla costruzione della nuova cittadella giudiziaria. Nelle nostre aule ancora nel 2023 piove dentro. Siamo molto fiduciosi che possa presto portarsi a compimento il progetto del nuovo Palazzo di Giustizia, ma devo dire che purtroppo anche sotto questo profilo le premesse non sono sempre confortanti. Quindi oggi siamo qui a Catania, al Santa Tecla da Cireale, perché è importante che i vertici dell'Avvocatura Nazionale possano inviare un messaggio di non solo di rassicurazione, ma anche e soprattutto un chiarimento su tutto quello che è l'attività che in questo momento le istituzioni forensi svolgono, ripeto, a tutela dell'avvocatura, ma a tutela del sistema democratico del nostro paese. Abbiamo oggi rivendicato un ruolo importante anche negli uffici legislativi del Ministero, perché il contributo dell'avvocatura nella redazione anche dei provvedimenti legislativi è di fondamentale importanza. Una cosa è scrivere le leggi, un'altra cosa è la prassi applicativa di queste leggi e di questi gli avvocati sono interpreti. Quest'anno è successo praticamente di tutto, che abbiamo avuto due riforme nel civile e nel penale. Questo è il momento dei bilanci. Posso anticipare, dopo un anno di pellegrinaggio per l'Italia, che ho sentito ben poche voci, se non nessuna, a favore della riforma civile. Per il penale il concetto è profondamente diverso, perché probabilmente c'è da correggere qualcosa, forse anche più di qualcosa, ma nel complesso ci sono degli spiragli e degli spazi interessanti ancora da coltivare. Dobbiamo compattare l'avvocatura, dobbiamo unirla, dobbiamo renderla più forte perché arriva la sfida dell'intelligenza artificiale. È qualcosa che può cambiare tanto, dobbiamo farci trovare pronti e forti.